Valentina Diouf, dopo aver rescisso il contratto con la società perugina, dovrebbe approdare in un club polacco. Luca Ginetto. Il suo arrivo a Perugia aveva acceso grande entusiasmo nel club e tra i tifosi. Un nome, quello dell'ex azzurra Valentina Diouf, aveva spinto perfino il presidente Antonio Bartocini ad alimentare un futuro ambizioso per la squadra affidata a Luca Cristofani. Ed invece di gara in gara la situazione si è deteriorata, tanto che le 6 sconfitte consecutive hanno spinto la Bartocini all'ultimo posto in Serie A1. I primi segnali che qualcosa si era rotto si era capito la scorsa settimana, quando la Diouf aveva disertato gli allenamenti, lasciando la squadra in situazione di grave emergenza. Così oggi la notizia ufficiale: la 29enne milanese ha rescisso il contratto con la società perugina. Per lei pare ci sia già un ruolo da opposto alla LKS Łódź in Polonia, dove il ruolo è rimasto vacante. La dirigenza è già al lavoro per rinforzare la rosa nonostante le difficoltà del momento e, data la chiusura del mercato italiano, potrà cercare una sostituta potendosi affidare al solo mercato estero. La società, in una nota, smentisce infine le false informazioni circolate nella scorsa settimana riguardo ad un presunto blocco degli stipendi. Ad oggi, gli impegni presi dalla Bartocini Fortin Fissi Perugia sono stati puntualmente rispettati verso tutti.